Buongiorno, oggi è venerdì 12 aprile del 2013, siamo sulla Reggio Salerno insieme a Giovanni che saluta, che non si vede niente, assieme a Maria Chiara che saluta e non si vede niente, insieme al maestro Corallo che saluta. Ciao a tutti! Oggi meditiamo sui pensieri di Dio. Pensieri di Dio da Isaia 55, dal verso 6 al verso 10, legge a voce alta. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui, e al nostro Dio che perdona largamente. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri Va pensieri. bene così. Allora abbiamo praticamente un problema, che a volte lasciamo la vecchia via, ma continuiamo a camminare con i vecchi pensieri e quindi pretendiamo di camminare nella via del Signore, nella nuova via che Lui ha preparato per noi, con però i vecchi pensieri. Ora Dio dice che i nostri pensieri non sono i suoi, che chiaramente le sue vie non sono le nostre. Quindi dobbiamo imparare a camminare nella via nuova del Signore con i nuovi pensieri che Dio ha. E quali sono i pensieri che Dio ha? Davide dice una cosa bellissima nel Salmo 139 al versetto 17. Oggi facciamo un video in collaboration. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto è grande è l'intero loro numero. Numero. Oh, quanto sono preziosi i tuoi pensieri. Davide dichiara una cosa straordinaria. Davide dice che Dio pensa a noi, che Dio ha dei pensieri per noi, pensieri di un proposito, pensieri che parlano del nostro futuro, che parlano di progetti. E come è scritto infatti in Geremia, capitolo 29, versetto 11, ci rivela qualcosa di straordinario, dove Dio dice: perché così dice il Signore l'Eterno, io conosco i pensieri che ho per voi, possiamo anche dirlo a memoria, pensieri di pace e non di male, per dargli un futuro e una speranza. E in un mondo in cui praticamente la speranza si sta perdendo, in cui le persone non hanno più le prospettive del futuro, Dio dichiara che ha dei pensieri di pace per darci un futuro e una speranza. Dio non ha pensieri di male per noi, Dio ha pensieri di pace per noi. Questo è straordinario, perché questo ci fa vedere che Dio è dalla nostra parte, Dio non è contro di noi, Dio è per noi. Dice la Bibbia: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? È vero o no? Qualcuno dica amen. Amen, Amen! amen, amen. Datemi E quindi Dio ha dei pensieri meravigliosi che ci danno futuro e speranza. E vogliamo concludere con Ebrei 11:1, che citiamo naturalmente a memoria, che dice: la fede è certezza. certezza di Cose che si sperano. Cose che si sperano. Quindi se tu non hai una speranza, non puoi avere nessuna certezza e quindi non puoi avere neanche fede. Che cos'è la speranza? Non è quella che noi intendiamo nel nostro linguaggio italiano, del tipo: speriamo che domani fa una bella giornata, speriamo che non troviamo traffico, speriamo che non incontriamo più i camion sulla Reggio Salerno che ci fanno perdere tempo. No, non è questa la speranza. Cioè, la speranza biblica non è un punto interrogativo, ma è un punto esclamativo. E nel linguaggio, nella cultura ebraica, la speranza è un obiettivo, è una meta, è un proposito, è uno scopo, è qualcosa che è posta davanti a noi. Ecco perché la Bibbia dice: la fede è certezza di cose che si sperano. La speranza è qualcosa che l'uomo non può creare, la speranza è qualcosa che Dio dà. Sono i pensieri di Dio, sono i progetti di Dio. Quindi la nostra fede serve per avere certezza in quello che Dio mette davanti a noi. E quando noi crediamo e realizziamo quello che Dio mette davanti a noi, la Bibbia dice: quello che Dio inizia, Lui lo porta a compimento, ma ha bisogno della tua fede. E quindi come si può credere e avere certezza in quello che Dio mette davanti a noi, cioè nella nostra speranza? Abbiamo bisogno di rinnovare la cucuzza, cioè abbiamo bisogno, come dice Paolo in Romani 12, versetto 2, siate trasformati, per favore, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Quindi
dobbiamo camminare nelle vie di Dio pensando come Lui pensa. Quindi oggi è un giorno in cui sicuramente possiamo essere incoraggiati da questo video, da quello che sentiremo durante la giornata, a rinunciare al nostro modo di pensare, rinunciare al nostro modo di articolare i pensieri. Paolo dice in 2 Corinzi 10, versetti 3-4, che i pensieri che si elevano contro la conoscenza di Dio devono essere resi prigionieri. Quindi le più grandi battaglie in realtà si svolgono nella nostra mente. Oggi è un giorno in cui dobbiamo lasciare i nostri pensieri e afferrare i pensieri di Dio, e dalla gloriosa macchina che ci porta a Napoli e poi a Roma, un saluto da Giovanni. Ciao. fatti vedere Giova, sì. Fatti vedere, così se c'è qualcuno magari ti fidanzi, non si sa mai. Maria Chiara, Alessandro Corallo. Ciao. Sono tutti scapoli, tutti si devono fidanzare, per favore, pensateci voi. E dai vostri inviati una buona giornata, vi benediciamo. Ciao. Amen.